Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. Di nuovo insieme, buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Come ogni martedì mattina a quest'ora, anche l'8 di dicembre, è tempo di collegarsi con il nostro chef Alessandro Bandoni. Buongiorno Ale. Ciao Andrea, buongiorno a tutti e tutte. Anche questo giorno di festa noi siamo qua pronti a collegarci con chi? Con chi? Dai. Noi siamo qua, ma ci colleghiamo in provincia di Cuneo, in Piemonte. Andiamo a Bra. Andiamo dal ristorante Battaglino, che quest'anno festeggia 101 anni dall'apertura. È tanta roba. Buongiorno a D'Alessia, ovviamente di cognome fa Battaglino. Cioè è normale, esatto. Ovviamente. Buongiorno Ale, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, vi lascio la radio, fate voi, fate gli onori di casa, la radio è tutta vostra. Allora, perché in Piemonte? Perché io non ho mai trattato cucina piemontese e mi sembrava giusto andare in un ristorante dove io non sono mai stato. Io Alessia per la prima volta la conosco ora, come voi, ma siamo amici, colleghi sui social ormai da qualche anno e ci scriviamo, chiacchieriamo, anche se non con lei direttamente, ma con la... tutto fare la marketing, la web design del ristorante, insomma con Alessandra, però mi sembrava giusto invitare per parlare appunto di cucina piemontese, in questo caso direi più la cucina di un ristorante centenario, giusto Ale? Esatto, sì, è 101 anni che siamo lì, l'ha fondato il nostro ristorante, il ristorante Battaglino, l'ha fondato la mia bisnonna nel 1919. E il mio vicino alla stazione, perché il mio bisnonno era un ferroviere, lavorava nelle ferrovie. Poi quando lo volevano obbligare a fare la tessera fascista per rimanere nelle ferrovie dello Stato, lui ha pensato bene di dire ciao a tutti e si è messo il grembiule e si è buttato con sua moglie in questa che ai tempi era una piccolissima osteria di due piccole stanze, che poi nel tempo si è ingrandita e adesso è quello che è. Quindi è sempre stata una conduzione femminile? Sempre, principalmente sì, tranne poi a un certo punto. No, beh, allora l'ha fondato la bisnonna, ok. Un grande, dico mattatore, perché il mio nonno Carlo era un personaggio di quelli tosti, un appassionato di lirica, che vicino al nostro ristorante c'è un teatro che ai tempi era un teatro lirico, quindi lui faceva venire dopo gli spettacoli tutti i personaggi, cantanti, e faceva insomma Baldoria nel ristorante, era un viveur, uno a cui piaceva proprio fare festa. E poi è passato in mano a mio papà e mio zio, che purtroppo è mancato ormai più di 20 anni fa, e per tanto tempo sono stati loro due, quindi sempre affiancati dalle mogli, quindi la presenza femminile è fortissima, però proprio così, in prima linea tra cuochi e sala c'erano sempre degli uomini. E adesso io sono l'unica Battaglino, no, non è vero, perché lavoro con mia cugina Roberta, che anche lei è con me nel ristorante, però diciamo che la gestione e tutto quanto è in mano a me, diciamo. Quindi, sapete che io quando mi raccontate la storia, no? In generale sono un appassionato di storia, quando mi raccontate questi aneddoti che riguardano un ristorante centenario, anzi 101 anni, sono stragasato. Scusate se vi ho interrotto. No, ma io Andre mi sento piccolissimo, perché se ci pensi sono appena 8 anni, 9 a febbraio, quindi io vado nel nono, ma Alessia e il ristorante andranno nel 102. È bellissimo, esatto. Questa cosa. Sì, non è stato così semplice, perché io sono stata via 10 anni, non volevo assolutamente fare questo lavoro, non è che sono sempre stata lì dentro. Poi a un certo punto mi sono appassionata di cucina di tutt'altro genere, cioè cucina naturale, macrobiotica, eccetera, eccetera. Poi per una serie di eventi mi sono ritrovata di nuovo a Bra, perché ho studiato e ho vissuto a Milano 10 anni, mi sono ritrovata di nuovo a Bra e mi sono detta ok, adesso è il momento, non voglio lasciare accadere tutto nel vuoto, tutta questa storia e poi tutta la mia vita. Non sarei mica vegetariana? No, non sono vegetariana.
vegetariana perché il pesce ogni tanto in mancanza di lo mangio, però la carne non la mangio da 13 anni. E come fai a servire ai commensali le cose che fate? Io ho visto sulla vostra pagina Instagram, cioè fate praticamente quasi tutto con sì, la carne. Tanta perché la tradizione è quella, c'è poco da fare. A Bra poi c'è la salsiccia di Bra, che è la cosa tipica, questa salsiccia fatta di vitello con pochissima carne di maiale. E insomma tutti quanti arrivano, ci saranno più di 20 macellerie a Bra, quindi insomma la carne è la fata padrona, forse proprio per quello, però, perché io sono nata lì, io sono cresciuta nel ristorante, ho sempre mangiato tantissima carne, a un certo punto non ne ho, hai detto basta, ho detto basta e ho capito che io personalmente stavo meglio mangiando in un altro modo, con la mia maturità dei 28-30 anni ho cambiato completamente alimentazione, sto bene così, ma mi sento talmente radicata sia nel ristorante che nella mia cittadina Bra, che questa cosa la porto avanti in qualche modo con orgoglio. Tutti i sabati e le domeniche taglio il bollito misto, che è uno dei nostri piatti tipici, in mezzo alla sala, perché abbiamo questo carrello da cui si taglia, e io per quasi tutta la vita ho visto mio papà tagliarlo, perché aspettavo che me lo mettesse nel piatto di vicino, e tutt'oggi non voglio che lo tagli nessun altro, cioè secondo me come lo taglio io, come lo impiatto io, è l'unico modo, e quindi insomma due anime che convivono, che ho fatto in modo che convivessero in maniera abbastanza naturale e liscia, diciamo. Però Ale, noi non siamo a parlare di bollito stamani, no, ma di trippa. Trippa, perché la trippa è uno dei nostri piatti, la trippa alla battaglino con i porri di Cervere è uno dei nostri piatti storici, proprio che tantissime persone vengono apposta per mangiarla, nonostante sia poi alla fine un piatto davvero super super semplice, molto semplice, ed è una ricetta ancora del mio nonno. So che in tutta Italia si fa la trippa, principalmente io l'ho sempre vista rossa, nel menù rossa, esatto. La nostra invece è proprio bianca, ovvero posso darti la ricetta? Vai Ale, procediamo. Allora, per un chilo di trippa abbiamo 500 grammi di sedano tagliato ben pulito dalle foglie, tagliato fine, 500 grammi di porri di Cervere, che ovviamente è un paesino qua vicino a Bra, non tutta Italia si troveranno questi porri di Cervere, però si possono sostituire con le cipolle bianche, che è quello che facciamo noi quando non è stagione di porri. Fermi i porri tutti. Di Cervere, cioè, sono molto dolci. Fermi tutti, voi porri noi dobbiamo piangere per forza, insomma. Esatto. Oddio, anche il porro un pochino di lacrimuccia. Sì, ma no, se la gioca proprio in minima parte rispetto alla cipolla. Col porro ti commuovi, con la cipolla ragione Andre, piangi. La cipolla ti commuovi seriamente. E quindi 500 i porri anche tagliati molto 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 fini, 200 grammi di burro dal peggio, un buon burro dal peggio. E qua Andre vediamo la differenza culinaria italiana. Vai al nord, si usa del buon burro. Più andando a sud andiamo del buon olio. Assolutamente. Bene. Esatto. E poi insomma olio, sale, pepe in quanto basta. QB, il famoso QB. QB. Il famoso QB. Allora, procedimento. Facciamo rosolare il burro in un tegame non particolarmente alto, comunque per un chilo di trippa abbastanza grosso, ovviamente non so se uno si fa un chilo di trippa, però le dosi sono quelle, le dosi che vi dico io sono quelle. Chi è, ragazzi? Cioè, oggi è festa, quando... chi è che non si fa un chilo di trippa a pranzo? Esatto. Cioè, avete il tempo, uscite un attimo, andate al supermercato, mi raccomando, mascherina, distanziamento sociale, se potete prenotare l'ingresso fatelo, e poi vi mettete su un chilo di trippa, ora vi spieghiamo come farlo. Quindi si fa rosolare il burro, si butta per primo il sedano, si fa anche ben rosolare senza farlo bruciare, quindi bisogna proprio stare all'occhio e guardare attentamente. Di seguito si buttano i porri, che essendo molto tagliati molto fini e molto morbidi, si cuociono praticamente subito, e io ricordo mio papà che li faceva proprio quasi bruciacchiare, ben rosolati, sono talmente
talmente come dire si amalgamano talmente bene che diventa quasi una cremina a un certo punto questi due verdure insieme. A quel punto si butta la trippa tagliata molto molto fine a listarelle e si fa cuocere il tutto non più di un quarto d'ora, 20 minuti. Ovviamente la trippa la si compra già precotta, noi la troviamo in modo particolare da un macellaio che non fa l'ultima sbiancatura. Io la chiamo integrale, anche se dire trippa integrale. Ragazzi, non esiste la trippa integrale, su, dai! Però c'è questa omissione dell'ultima sbiancatura che la rende più gustosa. Mm-hmm. Perché la lascia più naturale, come è appena tagliata, diciamo, esatto. Appena prelevata. Esatto. E poi si aggiusta di sale e abbondante pepe bianco proprio a fine cottura. Noi in particolare la serviamo, poi andiamo direttamente davanti al cliente con la padella. Mm-hmm. Noi abbiamo questo modo anche qui, retaggio dei bisnonni, nonni, non lo so quando è arrivato a un certo punto, il modo di servire sia i primi che alcuni secondi, la trippa e la finanziera, proprio davanti abbiamo un carrellino vicino al tavolo del cliente con già i piatti, arriviamo con la padella direttamente tirata via dal fuoco, proprio quella in cui la trippa è stata riscaldata a quel punto, perché ovviamente noi facciamo grandi certo. quantità, poi ne scappiamo piano piano un pochino, ecco perché il chilo. Ecco perché il chilo. Andre, ora ti faccio una domanda. Vai. Lo sai come si chiama il carrello che serve andare in sala per portare tutto questo? No, non lo so, ditemelo voi. Il gheridon. Com'è che si chiama? Il gheridon. Gheridon. Vabbè. Scritto gheridon. Gheridon. Vabbè. Mi avete insegnato anche qualcosa. Quindi abbiamo dato la ricetta, gli ingredienti, manca qualcosa? Non lo so, Ale, che vino ci abbiniamo? Io non me ne intendo. Sì. Vai, ci abbiniamo assolutamente un nebbiolo. Io sono nebbiolo tutta la vita, abbiate pazienza. Sono e se non ce l'hanno figlia... loro la nebbia, scusate, se non ce l'hanno loro la nebbia non ce l'ha nessuno, quindi è normale che bevono il nebbiolo. Nebbiolo oro ero. 100% nebbiolo, ma dalla parte del Tanaro dove c'è Bra, che è non Langa ma Roero, quindi un Roero. Bene. Ale, io ti ringrazio per essere stata con noi. Vi ricordo che la ricetta che vi abbiamo appena dato la trovate sul nostro sito radionostalgia.fm e che quando tutto questo finirà, perché prima o poi finirà, noi lo speriamo ovviamente tutti, e potrete uscire dalle vostre regioni, ma in alcuni casi anche dai vostri comuni, fatevi un bel giro. Ripetiamo il paese, perché io non voglio far figuracce. Abra. In provincia di Cuneo. E non in provincia di Bra, come abbiamo detto prima, fuori onda. Perfetto. E è andata a trovare Alessia Battaglino nel suo ristorante. 101 anni. Onorato di averti con noi questa mattina. Grazie, Ale. Grazie a voi, davvero. Ale, se capiti sotto le Apuane, ti aspettiamo qua a Marina di certo. Carrara, al mio ristorante. Sicuro. Grazie ad Alessia Battaglino, grazie ad Alessandro Bandoni. Pasticciando con il Bando torna sabato mattina alle 10.30, il Secci tra un'ora con il 3 per te. Ciao a tutti, ciao! Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il Bando.